A ogni lavoro sei legato e c'è qualcosa che ti rimane poi comunque nel tempo, no? E avendo da tanto tempo io fatto questo mestiere e continuo a farlo, ogni volta si rinnova questo tipo di emozione. Quindi per ogni film, diciamo, di scena madre, beh, questo film che adesso viene proiettato, Manila Paloma Blanca, beh, è tutta una scena madre perché è stata una conquista. Proprio per Carlo Collnaghi, per me, vincere questa scommessa di questo film che è stato molto complesso, no? E poi è stato straordinario il lavoro di Luca Bigazzi come fotografia, ma anche come cameramano è stato straordinario tutto quanto. E poi Vite di Ballatoio, se penso alla scena finale del film che è stato poi censurato dalla Rai, un sacco, cioè dovrei andare avanti fino a domani mattina, insomma. Diciamo che comunque ogni volta è un'emozione che si rinnova e questa è una sensazione necessaria per mantenere, come dire, anche il desiderio, no? Di fare qualcosa in cui credi e poi che si trasforma e vedi che dà il senso di un'emozione, di un pensiero che si trasforma in un atto concreto che rimarrà per sempre, sia essa la finzione come Manila Paloma Blanca o con la realtà nella quale tu ti relazioni con delle persone che magari non hai mai visto in vita tua e con le quali poi nasce un'intensità straordinaria nel giro di 5 minuti dove loro mi danno quella fiducia di cui ho bisogno per mettere in scena, fra virgolette, quella storia vera. Quindi, sono rapporti intensissimi, quindi a volte mi sembra, quando sento le voci dei protagonisti dei miei film, mi immagino la scena, me le ricordo tutte. Ecco, No, quindi. dal punto di vista dell'ispirazione, sinceramente no, ma è un vincolo rigido che io mi sono dato per evitare di fare il citazionista, no? Che non mi interessa, ma ho sempre cercato di trovare un senso di identità, anche di ricerca espressiva, che mi appartenesse totalmente. Quindi ho cercato di fare delle camere stagne che impedissero contaminazioni almeno, però ispirazioni sì anche rispetto alla drammaturgia, alle messe in scene, parlo della finzione ma come nella realtà, quello sicuramente sì, poi in qualche modo si sono assommate e mi hanno nutrito, ma non ho mai, come dire, ceduto alla genuflessione, ecco, perché era una questione mia anche di aver voglia di trovare una mia strada espressiva e io non ho fatto scuole. Adesso insegno a scuola, ma io non ho fatto scuole, quindi ogni volta, anche rispetto al linguaggio della rappresentazione della realtà, è sempre stata una scoperta, no? Dalla intervista, appunto come lei mi sta facendo adesso, al superamento dell'intervista, all'autorappresentazione, all'interpretazione delle persone, quindi sempre usando delle forme della rappresentazione sempre più complicate per trovare poi un senso della sequenza che mi permettesse poi in sintesi di raccontare quello che volevo raccontare, cercando di evitare il didascalismo, cosa molto semplice e facile nel quale si può cadere. Quindi non scene madri, ma nutrimenti culturali che poi miscelati mi hanno aiutato molto a cercare, come sto ancora, di capire cosa raccontare e come raccontarlo in particolare. Con tutti i film che hanno fatto, sarebbe imperdonabile incominciare a citarne uno e dimenticarne altri 50. E quindi diciamo che mi sono nutrito del cinema italiano, da Rossellini a Pasolini, poi Fassbinder, sicuramente Franco Piavoli, Gianni Amelio, autori che in qualche modo hanno vissuto il rapporto col tempo e con la realtà in un modo complesso e hanno sempre cercato di vedere quello che gli altri non vedevano e che è una, come dire, condizione necessaria per chi fa questo mestiere, cioè riuscire a intuire per poter esprimere un pensiero che non sia la constatazione, ma sia, come dire, anche un pugno nello stomaco che ti percuote, ti anima e ti agita la testa, no? Poi se è vuota rimbomba e se non è vuota magari esprimi un tuo punto di vista e allora raggiungi il tuo scopo, ma è tutta una scommessa perché il cinema non è una certezza, è come la vita, ti offre delle possibilità, sta a te intuirle e viverle con le emozioni e avere anche l'onore e il privilegio di poter trasmettere queste emozioni. È complesso, però
è un delirio, cioè di piacere.